Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video. Io sono Efremanu. Amici miei, oggi siamo ritornati con un nuovissimo gioco della Supercell, raga. Siamo su Clash Mini. Come potete vedere sto appena iniziando il tutorial, raga, sto facendo tutto con voi, raga. Mi raccomando raga, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanella delle notifiche per stare sempre aggiornati su questi video, raga. Allora ragazzi, siamo qui col tutorial, ci stanno dando anche il benvenuto. Allora ragazzi, questo qua raga è un gioco che non è ancora uscito globalmente, raga, spero che esca però prima possibile. Allora mettiamo ragazzi l'arciere magico qui, abbiamo il barbaro al centro. Allora ragazzi, io adesso posso portarvi meglio tutti i contenuti mobile, dato che ho cambiato telefono, voglio dirvi già questa bella notizia. Ed amici miei, mi raccomando raga, sempre attenti con la campanella raga, perché voglio portarvi una bellissima serie con questo bellissimo gioco raga. Ok raga, praticamente il tutorial credo che lo conosciate anche voi. Mettendo un altro arciere magico sopra un altro arciere magico lo potenzieremo di livello 2. Comunque ragazzi, allora abbiamo il barbaro che fa veramente, però è morto, però c'è l'arciere magico raga che è veramente OP. Allora ragazzi, io spero che si senta anche bene sia l'audio del microfono, ma anche l'audio del ma anche che si senta bene anche l'audio del microfono e anche quello del gioco raga. Non so cosa che avevo detto prima, mi sto un po' confondendo comunque, perché stavo leggendo un po' la descrizione. Allora ragazzi, qui abbiamo il nostro goblin lanciere, che dovrebbe lanciare una lancia super potenziata raga, però la sua prima lancia diventerà super potenziata. Comunque abbiamo vinto i 3 round e in teoria esattamente abbiamo vinto il match. Vabbè. Ok ragazzi, questo ok ragazzi, siamo in una schermata molto molto importante. Dobbiamo scegliere il nostro eroe. Abbiamo il re barbaro, raga. Abbiamo poi ovviamente tutto in inglese, raga, ma non vi preoccupate. Comunque, poi abbiamo anche la nostra regina degli arcieri e abbiamo un nuovo eroe, raga, la Shield Maiden, raga. Ragazzi, la sapete una cosa, dato che è un nuovo eroe, già questi qua, raga, Clash of Clans e anche Clash Royale, già li conosciamo anche molto molto bene, direi di scegliere questo nuovo eroe, perché come sto leggendo dalla descrizione, dovrebbe attivare uno scudo che dovrebbe respingere i colpi avversari. Quindi noi facciamo conferma, accettiamo. Bellissima questa schermata raga. E adesso è arrivato il momento di darci il nome. Allora vabbè raga, direi anche è super scontato, direi di chiamarci Efremanu. Perfetto raga, direi che è molto molto scontato. Comunque perfetto così. Ok, che cos'è questa? Una cassa? Abbiamo 7 skip, attenzione, 500 di gold, figo, 2 mini pecca, wow raga, c'è anche il mini pecca in questo gioco, attenzione. Poi abbiamo, vediamo cosa troviamo qui, cos'è la guaritrice? Dovrebbe essere la guaritrice raga, comunque vabbè. Anche lei ne abbiamo trovate di 2. Questa è una cassa raga con la corona. Cos'è? 10 Shield Maiden raga. Ottimo così raga. Perfetto, possiamo anche, forse possiamo potenziarla anche di livello 2. Ottimo così raga. Ragazzi, a quanto ho capito queste casse con questo lucchetto giallo raga dovrebbero essere casse che danno delle zuppe. Vediamo. Wow raga, 4 goblin lancieri, che poi Spear Goblin raga si chiamano. Ragazzi mi raccomando, lasciate un bel like se volete che continuo a portare questo gioco sul canale. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale raga. Quindi raga, arrivando alle stelline che vediamo, loro sbloccano delle nuove potenzialità. Perfetto perfetto raga, perfetto. Allora vediamo raga, direi di aprire anche questa raga. E abbiamo
trovato l'arciere magico, raga. Ottimo così, ottimo così, raga. Fighissimo. L'arciere magico è veramente molto molto forte. E ce l'abbiamo anche di livello 2. Ottimo così, amici. Altra casa, abbiamo il minatore. Wow, raga, ci sono veramente tantissime truppe. What? Ok, raga, questa è l'ultima. Vediamo cosa troviamo. Lo stregone. Lo stregone, va bene, raga, va bene, va bene. Lui ovviamente ha il potere della fireball, ovviamente. E a livello 4 il potere della fireball dovrebbe un po' espandersi. Veramente molto molto bello. Ah, dovrebbe anche incendiare. Dà il 2% di bonus per 4 secondi. Dovrebbe incendiare gli avversari. Comunque, questo è tutto ciò che abbiamo trovato. Direi che il mini pack è bellissimo. Ragazzi, già neanche il tempo, siamo già arrivati al livello 2. Ok, sì, qua abbiamo le quest, le ho intraviste. Allora, qui dobbiamo praticamente giocare con il nostro eroe, chiamiamolo così. Ok, dobbiamo completare le quest. E poi abbiamo... ah, possiamo anche cambiare, raga, le truppe. Tipo abbiamo l'arciere magico, raga. Ah, ok, non c'è bisogno che lo trasciniamo. Ok. Ok, 100 di gol. 110 se non sbaglio. 100, non ho visto molto bene. Altre 10 di Shield Maiden, raga. Ottimo così, wow. Allora, upgrade. Allora, beh, dobbiamo potenziare un eroe. Ok, della nostra collezione, va bene. Ah, eccolo qua, sì, il nostro eroe. Direi di upgradarlo subito. E ce l'abbiamo già di livello 2, la nostra Shield Maiden. Poi andiamo qui, raga. Ok, su Battle. Andiamo qui. Ah, e qui, raga, abbiamo due gettoni, raga. Dovrebbe essere dei gettoni della battaglia, raga. Ok, grazie. Le challenge ci danno dei coin e molto gold. Va bene, va bene. Ok, qui abbiamo le modalità di gioco. Ok, raga, si gioca online. Attenzione, duello. E così possiamo andare a fare il nostro duello. Ok, raga, siamo contro un re barbaro. Attenzione. Allora, ragazzi, come abbiamo imparato prima, dobbiamo mettere le nostre truppe. Quindi io direi di mettere il mini pack qua. E mettiamo, già che ci siamo, anche questo. Ok, mettiamo il minatore, raga. Vediamo se può fare un bel po' di danni. Attenzione, dovrebbe arrivare. Sbaglio, ho visto il mini pecca, raga, shottare il mago. Vediamo. Ok, ragazzi, non lo so se sono dei bot questi all'inizio della partita, non ne ho idea. Comunque abbiamo 7 di Elisir. Ecco, raga, io voglio lui, raga, voglio l'arciere magico. E direi, raga, di potenziare anche il mini pecca. Perfetto, raga, ce l'abbiamo di livello 2, fa strage, amici miei. Allora, ragazzi, vediamo come va questo round. Mi raccomando, ragazzi, se non avete ancora fatto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ha un bel po' di truppe, attenzione, raga, ha un bel po' di truppe. Le notifiche. No, non ci credo. Ok, ragazzi, dopo il piccolo fake le notifiche di YouTube, raga, siamo ritornati. E ci hanno shottato. Vabbè, ci sta che a volte possiamo anche perdere. Però siamo a 2, raga, quindi in teoria siamo in vantaggio noi. Allora, vediamo cosa possiamo prendere. Abbiamo il minatore. Vabbè, c'è il minatore, raga. Già che ci siamo, mettiamo anche questa guaritrice. Perfetto, così, dai. Il minatore dovrebbe andare dritto per dritto. Allora, ragazzi, cerchiamo di non perdere. Vediamo un po'. Allora, il minatore arriva lì. Attenzione, ci stanno facendo un bel po' di male. Ok, forza, ragazzi, attaccateli. Non ne ho idea. No, mi hanno battuto, va bene. Ok, 2-2. No, ragazzi, non sono dei bot, tutto confermato. Però adesso dobbiamo giocare bene.
Allora, ragazzi, io direi assolutamente di mettere il minatore qua. Tutto, non possiamo cambiare. Ok. Direi di mettere questo qui e subito potenziare anche lei. Però direi di mettere il nostro eroe qui alla sinistra. Ok, l'ho cambiato la disposizione. Va bene, il minatore arriva. Attenzione, bombe colpite. Perfetto, raga, stavolta non abbiamo un giocatore. Perfetto, lanciere magico, ragazzi, guardate lanciere magico, è fortissimo. Perfetto, abbiamo vinto, attenzione. Ok, ragazzi, effere mano, 3 bandierine. Vittoria. Ok, ok, raga, molto molto. Ragazzi, è bellissimo sto gioco. È fighissimo. Ok, facciamo qua. Una parola. Cos'era, raga? Non vede. Vi ho trovato due scheletri giganti. Bellissimi. Ragazzi, sono fatti veramente molto molto bene. Ok, raga, ci può anche stare. Siamo arrivati anche di livello 3, eh. Possiamo fare un altro duello. Che cosa abbiamo qui? Il pass, raga. Qui abbiamo il pass, raga. Il mini pass si chiama, vabbè. Ci sta. È un mini clash praticamente. Abbiamo trovato il barbaro. Figo. Molto molto carino, raga. Qui abbiamo tantissime ricompense. Abbiamo questo vampiro, raga. Dovrebbe essere forse un eroe. Cosa abbiamo qui? Il pekka. Ma quante soglie ci sono, raga? Ma sono tantissime. Non... Allora, andiamo, saliamo. Ok. 89, 90. Ragazzi, sono 90 soglie. Veramente impressionante. Bellissimo, raga, bellissimo. Andiamo qui, amici miei. Vediamo cosa abbiamo. Possiamo acquistare anche il mini pass. Lo start del bundle. Possiamo anche comprare questo scienziato. Va bene. Qui possiamo comprare anche le truppe, raga. C'è anche la Valchiria, attenzione. E invece qui abbiamo... direi di non spendere 2500 gemme per la Shield Maiden. Qui abbiamo gli oggetti gratis, ovvero 5 gettoni battaglia. Ottimo, ottimo così, raga. Ragazzi, quindi come potete vedere, questo è lo shop. Molto molto carino. Ci può stare, raga. Va bene. Ragazzi, vediamo se abbiamo altro. Qui abbiamo i nostri mini. Bellissimi. Andiamo a vedere tutti. Allora, abbiamo il... c'è anche il boscaiolo, raga. È bellissimo, raga. Molto, molto carino. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Delle challenge. Madonna! Ragazzi, ma quante challenge ci sono? Aspettate, perché queste sono le mini quest. Queste cosa sono? Queste giornaliere, raga. Sono in tutto 6. Ok, quindi credo che mi metterò un po' a fare queste quest, raga. Qui possiamo cambiare qualcosa? Direi di no. Anzi, ragazzi, direi di fare una cosa. Cambiamo il minatore con lo scheletro gigante. E a posto di lei mettiamo il nostro goblin lanciere, raga. Perfetto. Qui abbiamo una piccola scalata, raga. Molto molto carino. Non ne ho idea di cos'era quella sezione. Va bene. Ragazzi, io direi anche che ci possiamo anche fermare così. Per lo più, raga, è il primo video di prova, raga. Sto iniziando tutto con voi. A parte il fail che abbiamo fatto anche all'inizio, al metà video. Ma vabbè, ragazzi, non era un mio video, raga, se a quest'ora non accadeva qualcosa di particolare. Vabbè, ragazzi, a parte anche io non mi vengono le parole, amici miei, per parlare. Comunque, ragazzi, siamo stati un po' sfigati alla parte centrale del video. Vabbè, ragazzi, dettagli, raga, arrivano tutte le notifiche. Va bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È stato così, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. È un video di prova, raga, quindi sarà venuto veramente molto molto male, lo so. Ma vabbè, ragazzi, io vi saluto dal vostro mano di quartiere. Come al solito è tutto, raga. Ci rivecchiamo un prossimo video di Clash Mini. Bello.